Allora, andiamo subito al sodo e quindi avvio la presentazione. E prima do qualche chiarimento di carattere generale mentre i partecipanti entrano nel webinar. Innanzitutto, grazie di essere qui con noi. Faremo una discussione che dura esattamente un'ora e in questa discussione avremo modo anche di poter tracciare il percorso, vedere settimana dopo settimana l'evoluzione che sta avendo questa normativa e anche come fare a proteggersi nel limite del possibile dagli aspetti nefasti che tutto questo sta causando alle aziende. Ora, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, vi dico che c'è una sezione legata alle domande e risposte che trovate come Q&A, per cui vi chiedo di inserire domande in maniera tale che i diversi relatori possano aggiungere le risposte. E alla fine le commenteremo insieme. Quindi potete inserire le domande cammin facendo e i diversi relatori le potranno commentare. Bene, non perdo altro tempo, do il via ai lavori. Avvio la presentazione. Quindi abbiamo appunto un tema oggi che è quello del Covid aggiornamenti, molto laconico, poi ne vedremo i dettagli nelle diverse. Do subito la parola all'avvocato Alberto Cozzo sull'impatto del coronavirus, sugli aspetti legali dell'impatto del coronavirus e con questi fantastici strumenti gli do anche il controllo da remoto. Clicca pure e prosegui. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Francesco Messina, buon pomeriggio a ciascuno degli intervenuti da remoto. Il mio intento, insieme a quello dei colleghi, non è quello di fornire un quadro esaustivo, ma quantomeno fornire un utile orientamento agli operatori economici. Ciò perché la lunga sequela degli interventi normativi e purtroppo soprattutto regolamentari hanno posto l'operatore del diritto, ma anche i colleghi di altri ordini professionali, di fronte a una difficoltà, vera e propria difficoltà interpretativa. Vero è, per dirla come Giulio Verne, che le epidemie sono speciali rispetto al corso normale degli eventi, ma è vero che l'obiettivo nostro, il dovere della nostra di 150, è quello di fornire per gli operatori come andare avanti, come ricominciare. Ecco perché, insomma, avevo postato la locandina di un film del 1959, La fine del mondo, dove l'ultima sequenza non si conclude con the end, tipico dei film americani, ma col the beginning. Detto questo, provo a passare alla prossima slide. Ok. Allora, il mio obiettivo è quello di dare conto della sorte dei rapporti contrattuali, distinguendo tra quelli le cui parti sono imprese italiane e quelle in cui uno dei due contraenti sia un soggetto estero, per dare poi brevemente conto della sorte dei procedimenti amministrativi e di alcune incombenze in merito alla compliance 231 e anche privacy. Per quanto riguarda i contratti soggetti alla legge italiana, noi navighiamo come Ulisse tra Scilla e Cariddi, cioè tra l'impossibilità temporanea e quella definitiva data dall'articolo 1256 del Codice Civile. Questo perché? Perché abbiamo avuto soprattutto due atti regolamentari, due DPCM, quello dell'11 marzo e poi quello del 22 marzo 2020, che hanno sanzionato la sospensione, l'interruzione di alcune attività commerciali ed industriali. Questo lockdown integra quello che nel diritto romano veniva chiamato il factum principis, cioè il volere del re, in questo caso dell'autorità di governo, che sancisce la fine dell'autonomia contrattuale, autonomia negoziale, autonomia imprenditoriale. Vi è da dire che la conseguenza di questo è chiaramente l'impossibilità, potremmo poi capire se temporanea o definitiva, di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. In questo il Cura Italia, all'articolo 91 del decreto legge, pone il futuro giudice di fronte alla necessità, al dovere probabilmente, di valutare benignamente
l'inadempimento del debitore. E questo appunto lo dice espressamente l'articolo 91 del decreto legge Cunitalia. Però l'articolo 1218 richiamato pone invece un altro tema, che è quello della buona fede del debitore inadempiente, ovvero il debitore deve dare prova certa che la causa, l'epidemia sia stata una causa a sé non imputabile e quindi non vi siano inadempimenti che nascono da, da altri fatti propri dell'attività imprenditoriale. E poi nella prossima slide darò alcuni casi concreti. Qual è l'approdo? L'approdo è quello della domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità della prestazione, un'onerosità che è sopravvenuta, in quanto si determina un'alterazione quindi dell'equilibrio contrattuale e quindi l'articolo 1467 è la conseguenza. Una sorte intermedia è quella della rescissione di quell'articolo 1448, che però crea un problema. La rescissione solitamente si ha quando una delle due parti abbia approfittato dello stato di bisogno altrui. Evidentemente tale stato di bisogno, che deve essere noto quindi ad una delle due parti, deve essere precedente alla conclusione del contratto. Ora quindi vi è un problema rispetto a contratti, soprattutto quelli di durata, che sono stati negoziati ben prima dell'insorgenza della crisi epidemica. Per cui, se è vero che i contratti di vendita possono talvolta rescindersi per lesione, appunto, quando vi è ormai una sproporzione tra le prestazioni, è più facile parlare di risoluzione o di modifica delle condizioni contrattuali nei contratti quelli che hanno un'esecuzione continuata periodica, quelli di somministrazione e di fornitura. Ma sia chiaro, non vi è un obbligo per il contraente forte rispetto al contraente debole di rinegoziare il contratto. L'approdo ultimo è quello del giudice a cui dovrà essere sottoposto il caso nel caso in cui una delle due parti non mostrasse volontà di rinegoziare il contratto. Diverso il contratto di appalto, quello di diritto privato, cioè sono tutti i contratti di diritto privato, anche quelli con la pubblica amministrazione. Il contratto di appalto conosce una clausola di salvaguardia, che è quella per la quale nel momento in cui vi sia una variazione dei prezzi superiore al 10%, vi è un obbligo, vi è la facoltà e quindi di sottoporre il contratto a revisione del prezzo. Rispetto al contratto di locazione commerciale, Francesco Messina, che sono arrivate molte richieste nei giorni scorsi in studio, io ho indicato il punto interrogativo. Questo perché? Perché, come dicevo, la situazione epidemica o pandemica è una situazione temporanea rispetto a un contratto di locazione commerciale che ha invece una più lunga durata. E quindi qui devo dire molto francamente, e me ne sono occupato con altri colleghi di studio nei giorni scorsi nel settore alberghiero tipicamente, non vi è un obbligo per il proprietario locatore di accordare una sospensione o una riduzione del canone. Ma vi è certamente la facoltà, insomma il diritto del conduttore di richiedere la sospensione dei canoni, ma vi è il problema di comprendere che non vi è una impossibilità definitiva di adempiere all'obbligazione del contratto, anche perché nella prassi i contratti di locazione non hanno specificata cioè il motivo per il quale è stato contratto il negozio, per cui sarà difficile dimostrare in sede in tribunale che è venuta meno proprio la capacità di performare quel contratto. Penso al contratto per un imprenditore che ha un deposito con un contratto di locazione. È evidente che la funzione di custodia dei beni rimane. E poco c'entra purtroppo il fatto che quei beni non possono essere destinati al commercio. Così come diverso sarebbe stato il caso nel caso del settore alberghiero per quelli che avessero voluto, che ne so, prendere in locazione delle ville per convegni in questa data. È evidente che lì è venuta meno, vi è un'impossibilità definitiva di tempo a quella prestazione, ma appunto è un fatto limitato.
Ho segnalato anche, ma è in grigio proprio perché di fatto è superato dal decreto curitaria, il fatto che il datore di lavoro nella presente situazione pandemica possa invocare, possa esonerarsi dall'obbligazione retributiva, perché in quanto è sospendere il rapporto di lavoro. In realtà, il fatto che il decreto curitaria abbia, aperto la possibilità sostanzialmente a tutti di ricorrere all'istituto della cassa integrazione fa sì che venga meno questa opzione. Diverso è il caso, dicevo, dei contratti di vendita internazionale, i contratti cioè nei quali uno dei due contraenti appartengono a un ordinamento diverso, giuridico diverso, e come tale il primo problema da porsi è: uno, se un contratto esiste, perché sappiamo tutti nella prassi come la velocità dell'economia pretenda di avere un ordine, una fattura e un metodo di pagamento, una lettera di credito soprattutto. Come tale non vi sono mai, quasi mai almeno per quello che mi capita di vedere, veri contratti nei quali siano normati, ad esempio, la clausola del foro e tutti i regimi di esenzione da responsabilità. Questo perché? Perché la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merce pone un primo problema per l'operatore italiano, qualora sia acquirente. E cioè il fatto che nel caso di insorgenza di lite, il foro competente è quello del fornitore. Ma badate, anche tra imprese europee si applica il foro del venditore, questo nel regolamento comunitario del 2008. Quindi, come tale, il primo problema da porsi è quello di sapere che se si va a litigare dobbiamo andare fuori, con una insorgenza di costi notevole. E siamo gli acquirenti. E noi siamo gli acquirenti quasi sempre. Allora, nel diritto internazionale la prassi ha codificato, così come conosciamo gli Incoterms, ha codificato delle clausole di esenzione della responsabilità. Io faccio riferimento nella presentazione ai principi UNIDRA del 2016. L'UNIDRA è un'organizzazione intergovernativa con sede a Roma che si occupa di unificare le regole di diritto privato per tutti i continenti. Le clausole che sono state riprese sono quelle elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, da ultimo nel 2003. Quella di forza maggiore, che peraltro verrà data in fruizione ai partecipanti al webinar, è quella di Arcip. La clausola di forza maggiore sostanzialmente opera come esimente di responsabilità di liability del contraente che abbia subito gli atti di Dio, cioè degli atti che si sottraggono alla sua volontà e al suo controllo e che di fatto rendono impossibile l'adempimento contrattuale. Badate, si tratta di clausole come per quella di Arship che non sono cogenti nella misura in cui siano state previste nel contratto. E in ogni caso, sulla clausola di forza maggiore vedrete che opera in una versione breve e una versione lunga. La versione, in ogni caso, la forza maggiore non è comprensiva di tutti gli eventi, perché prevede una serie di liste di events, cioè un'elencazione che laddove non ripetuta pedissequamente, fa sì che non sorga come non sia, non sia, non sia, non possa essere invocata dal contraente inadempiente. E nella prassi, ad esempio, ho visto in alcuni contratti di assicurazione che l'epidemia non è ricompresa tra le cause di forza maggiore, come tale quindi sarà difficile, anzi impossibile, invocarla. Diversamente, la clausola di Arship, laddove è più riconducibile alla sopravvenuta impossibilità della prestazione, in quanto si tratta di una situazione appunto unforeseen, cioè sconosciuta al momento della conclusione, tale che il contratto sia disequilibrato. Ma qui l'obbligo, laddove sia stata appunto prevista, accettata la clausola, è quella per i contraenti di rinegoziare in buona fede, to enter into bona fide discussion. Rilevo un'altra cosa, non è una clausola che opera, anche quando sia stata perfettamente redatta, automaticamente, ma vi è un obbligo di notifica della parte inadempiente all'altro contraente. Questo è il motivo per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare vincolante per le Camere di Commercio che saranno obbligate a rilasciare gli attestati di pandemia e quindi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per le imprese.
A noi sembra un fatto, suonerà strano perché appunto in Italia conosciamo il fatto notorio, non è così nella prassi internazionale. E peraltro in sede di Organizzazione Internazionale del Commercio troviamo ogni giorno, e io insomma la lascio in visione ai partecipanti, la lista delle notifiche fatte dai governi di limitazione di alcune categorie di prodotti per alcune categorie di stati. In questo, peraltro, mentre per, da ultimo, diciamo, quanto a questo capitolo, mentre per il diritto italiano abbiamo un problema anche di giurisprudenza, perché non è che abbiamo una grossa giurisprudenza, quindi casi precedenti in materia di epidemia, nel diritto internazionale in realtà un precedente ce l'abbiamo, è quello della SARS, credo nel 2013. Lì le corti cinesi, per esempio, hanno quasi sempre stabilito in due direzioni. Nei contratti di vendita hanno riconosciuto la forza maggiore. Nei contratti di locazione, cioè quei contratti in cui l'imprenditore italiano, ad esempio, aveva preso in locazione alcuni magazzini in Cina, appunto hanno detto che la forza maggiore non poteva operare perché appunto era una situazione temporanea rispetto a un contratto di durata maggiore. Provo ad andare avanti e vado quasi alla conclusione, perché in realtà sull'attività delle pubbliche amministrazioni quello che mi interessava rammentare agli operatori economici è che non si sospendono soltanto i termini amministrativi, insomma, ordinari, ma il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato una circolare in cui ha rammentato che si sospendono anche le procedure di appalto. Ed è un problema perché la spesa per appalti è un importante indice di fatturato per gli operatori economici. In realtà si dice anche in maniera, diciamo, subdola che la sospensione dei termini opera in favore del soggetto onerato di osservarlo. Come dire, se l'amministrazione volenterosa riesce a dare seguito alla propria attività amministrativa, ben venga, altrimenti appunto via una sospensione che opererà al momento fino al 15 aprile, ma è probabile insomma che opererà fino a giugno. Tant'è vero che per alcuni atti vi è stata una proroga della validità di alcuni atti almeno fino al 30 giugno, o addirittura per quanto riguarda gli autoveicoli, per esempio nel settore dell'automotive, fino al 30 ottobre. No, Vado io. c'è ancora, prova ad andare avanti. Dico tecnicamente, ecco qua. La compliance, ecco, la precedente, grazie. In tema di compliance 231, volevo solo rammentare che questo per le aziende chiaramente che sono quantomeno di media dimensione o comunque aziende ben strutturate, l'8108, cioè il testo unico sulla sicurezza del lavoro, pone precisi obblighi al datore di lavoro e le responsabilità del datore di lavoro sono reati presupposti per la 231. Come tale, vi è un obbligo di aggiornare il piano, quindi il modello 231, e di aggiornare il modello di valutazione, il documento di valutazione dei rischi. Vi è un'ultima cosa in tema di compliance, che è la privacy. Il 2 marzo, magari insomma, molti non se ne sono accorti, l'autorità garante della privacy ha emanato una circolare in cui ha rammentato, ha insomma ammonito i datori di lavoro di non raccogliere i dati sulla salute dei propri lavoratori, ed è un problema in tema nel momento in cui devo monitorare la salute dei lavoratori e stabilire come farli lavorare, e tra l'altro ha ammonito di non raccogliere dati soprattutto su quello che succede da remoto online, quindi vi è un problema anche in tema di smart working, di monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti, o di garanzia della prosecuzione dell'attività. Con questo provo a concludere, ecco, la mia presentazione, insomma, evocando l'aereo che non è soltanto il simbolo della libertà di movimento, ma è l'emblema del mercato globalizzato, a cui insomma almeno personalmente, logicamente, anelo.
perché appunto è il simbolo, insomma, di un mercato in cui interagiscono soggetti diversi di stati diversi. E allora l'augurio è quello di superare questo momento che è certo di grandi sacrifici, per dirla con Goethe, che però non era solo un letterato, ma era comunque anche una persona che faceva un'attività pubblica, perché era anche ministro dei lavori pubblici a Weimar. Con questo ringrazio i partecipanti per l'attenzione e ricedo la parola a te, Francesco. Grazie, grazie Alberto. Abbiamo al momento scoperto diverse cose, tra cui la più incredibile, è il fatto che bisognerà avere un certificato di pandemia, rilasciato dalle Camere di Commercio locali, la qualcosa mi desta qualche Chiaramente perplessità. per i contratti di Ne diritto riparleremo, ci sono internazionale, sì. domande, ne riparleremo. Ci sono domande qui, ci sono già tre domande. Ho cliccato per vedere chi è il soggetto che potrà essere più idoneo, ma guardatevele così piano piano diamo risposta. Ora, chiedo in questo senso a Mauro di intervenire quando ti pare. Ecco, ti ho lasciato un po' battitore libero. Questa è la presentazione di Sebastiano, quindi vuoi introdurti adesso, vuoi introdurti dopo, in questo senso io... In questa credo, dico, magari lo potremmo approfondire a margine di questo ragionamento. Credo che un tema molto importante che è già emerso in alcune questioni poste all'attenzione di alcuni clienti sia non tanto il contratto di locazione, ma quanto il contratto di affitto d'azienda o di affitto di ramo d'azienda. Ora, magari con Alberto poi avremo modo di discuterne e mandare un attimo una circolare, perché in alcuni ci hanno già chiesto. A mio avviso, a differenza del contratto di locazione, il contratto di affitto d'azienda può essere risolto o sospeso più facilmente, perché in questo caso, mentre nel contratto di locazione vi è l'oggetto è un immobile, lì è l'esercizio di un'attività imprenditoriale che non può essere in qualche modo svolta. Per cui mi sono sentito di dire in prima istanza ai clienti che ci hanno fatto domanda che i contratti di affitto d'azienda potevano essere rivisti. Chiaramente ho invitato le parti a discutere con il dante causa ed eventualmente poi riferirci nel caso in cui dovessero sorgere problemi. Ci ripromettiamo in tal senso di mandare una circolare, immagino. Sì, grazie. Allora, diamo la parola al dottore Massimino sugli aspetti legati agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, che se appunto stiamo tutti diventando, come dire, avidi lettori dei giornali specialistici e ogni giorno se ne inventano una. Quindi, prego, a te la parola. Grazie Francesco, buon pomeriggio a tutti. L'intervento di oggi nasce da una riflessione che tra l'altro è molto molto attuale. Vedevo proprio tra ieri e oggi ulteriori contributi nella stampa specialistica ed è un intervento che nasce da una riflessione relativa e successiva a due norme che si sono succedute nel mese di marzo in relazione alla appunto, emergenza da Covid-19. Ancora oggi, ecco, sul Sole 24 Ore leggiamo, perché tutto si collega al codice della crisi d'impresa, ancora oggi leggiamo di una volontà possibile di prorogare quelli che erano gli effetti di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa. Le norme in questione sono quella relativa, vediamo se riesco a andare avanti con la slide. Andato avanti, ok, perfetto. Quella relativa al decreto legge del 2 marzo, che appunto ha prorogato gli obblighi di segnalazione di cui articoli 14 e 15 del codice della crisi d'impresa. Mi riferisco appunto a quelle che sono le segnalazioni che dovrebbe fare l'organo di controllo o il revisore nominato in azienda, e specificatamente sia quelli nominati nelle cosiddette nano imprese, quindi le società che con meno di 8 milioni e 8 di fatturato, meno di 4 milioni e 4 di attivo e meno di 50 dipendenti, oggi avendo più di 4 milioni di fatturato, 4 milioni di attivo e 20 dipendenti sono obbligati alla nomina all'organo di controllo. E articolo 15, quindi parlo dei creditori qualificati. A seguito di questa proroga che appunto fa scattare i nuovi obblighi a partire da agosto 2021,
se non dopo, ormai tra tutte le date c'è agosto 2021. A seguito di questo anche gli operatori, diciamo anche gli addetti ai lavori, hanno fatto qualcuno una confusione relativa invece a quella che è la norma già entrata in vigore e specificatamente da un anno, ossia il novellato 2086, che prevede l'adeguatezza dei gli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili nelle aziende in forma societaria e collettiva, quindi specificatamente diciamo imprese, società di capitali e società di persone, oltre a cooperative e quant'altro. Cosa vuol dire questo qua? Che si può creare, o meglio, la sensazione è quella che ancora molte aziende non si siano minimamente adeguate alla novità normativa. L'altra norma che è stata anche questa modificata, che è stata modificata da poco col decreto appunto col Cura Italia, è quella che fa riferimento alla possibilità di, quindi alla proroga per l'approvazione del bilancio relativo al 2019, che è stato prorogato diciamo per tutte le aziende o diciamo che avessero possibilità da statuto o meno a 180 giorni. Questo perché si collega sempre sulla normativa che ci interessa relativamente agli adeguati assetti e al codice della crisi di impresa. Perché il 2477 ha dato tempo alle imprese di nominare l'organo di controllo o il revisore in un arco temporale che andava dal 16 marzo al 16 dicembre 2019. Il mille proroghe ha poi diciamo introdotto la possibilità di nominare l'organo di controllo e il revisore con appunto il mille proroghe a fine dicembre in correlazione all'approvazione del bilancio 2019. Essendo quindi adesso il bilancio prorogabile di 180 giorni, abbiamo un arco temporale molto più ampio, dove però sostanzialmente poi si crea anche una problematica di tipo operativo, cioè chi prenderà poi un incarico in un momento in cui le aziende in questo momento stanno soffrendo come non mai, e quindi ci troviamo in una difficoltà soggettiva e duplice, quindi essere in tempi molto successivi a quelli che sono quelli ordinari del 30 aprile e con tutte le difficoltà di avere aziende che probabilmente avranno, per coloro che sono in grado di calcolare il DSCR, il Debt Service Cover Ratio, ci troveremo delle situazioni molto particolari. Quindi scusami, mi intrometto brutalmente perché secondo me c'è un cappello introduttivo da 15 secondi che va fatto, cioè magari per qualcuno, ecco, con questa novità diciamo appena introdotta degli adeguati assetti, chi prima aveva un SRL e pensava di essere protetto rispetto a un SNC dal fatto che in caso di fallimento pagava fino al capitale sociale, la dico brutalmente ma per capirci, oggi, ieri, si trova con le spalle meno coperte, perché era previsto da questa legge che da lì in poi avrebbe dovuto provvedere anche col suo patrimonio, quindi deve giustificare che tutto ha fatto e che la sua liquidità ai prossimi 6 mesi fosse consistente per poter lavorare correttamente. Arriva questo tifone e il legislatore sta cercando di mettere una pezza, fondamentalmente, di spostare un po' le date, lasciare la responsabilità, però dico, teniamo conto che dietro questo necessario gergo giuridico abbiamo a che fare con una minore potenza, diciamo, di protezione data dalle società di capitali, a fronte delle quali il legislatore sta cercando di porre rimedio. Mi serviva, diciamo così, introdurla per eventuali neofiti. Grazie. Aggiungo due aspetti rispetto a quanto da te detto. La responsabilità limitata non investe i soci, diciamo solamente che la norma ha esteso una responsabilità nei confronti dei terzi dell'amministratore, che oggi può essere chiamato anche dai creditori sociali, oltre che della società, a rispondere illimitatamente rispetto a eventuali atti di malagestio. È chiarissimo il fatto che se una norma che è entrata in vigore il 19 marzo 2019
io in qualità di amministratore non ho fatto nulla per adeguare i miei assetti e oggi siamo ad aprile 2020 e mi trovo il tifone, è chiaro però che non mi basterà dire sai arrivato il tifone, perché il tifone è arrivato un anno dopo l'introduzione di una norma che doveva essere già introdotta in azienda. E quindi per coloro che non hanno fatto nulla probabilmente c'è un pericolo molto importante anche in funzione, ripeto, di nuove valutazioni che vanno fatte sull'azienda, anche specificatamente sugli aspetti statistici della, di quanto sappiamo, ossia che a fine dicembre solo il 27% delle imprese, e parliamo delle imprese che si dovevano dotare dell'organo di controllo in funzione della modifica normativa, quindi solo il 27%, un terzo si è adeguato, o l'8% delle imprese pre-Covid erano considerate a rischio default già considerando solo il patrimonio netto contabile. Intendo contabile, quindi intendo quello che esce dal bilancio al netto di eventuali svalutazioni che magari non sono state fatte. E tutto questo qua appunto è da considerare in maniera molto importante ancora oggi, perché si parla di appunto spostare quelli che sono gli effetti del nuovo codice della crisi dell'impresa. In più abbiamo una legge fallimentare che ormai abbastanza superata, che non sappiamo come si confronterà rispetto all'emergenza che si è venuta a creare sempre da Covid. Noi nel frattempo, per invece le aziende che hanno iniziato, avviato o magari hanno appunto un adeguato assetto organizzativo, riteniamo opportuno che venga evidenziato nell'ambito di un CDA o nell'eventualità di un amministratore unico nella verbale di determinazione dell'amministratore unico le decisioni assunte, le strumentazioni implementate o in via di implementazione. Per tale motivo abbiamo, se non ricordo male, messo anche a disposizione con questo webinar tra i documenti anche una bozza di verbale di assemblea. Credo che la mia trattazione sia terminata. No, ecco, per il discorso sulla continuità aziendale, chiaramente avendo i due indicatori principali, che sono quelli del patrimonio netto positivo e del debt service cover ratio, naturalmente per quanto riguarda il patrimonio netto positivo bisognerà considerare da subito le svalutazioni che dovranno intervenire in funzione di tutti quegli accordi commerciali che si stanno rinegoziando o eventuali crediti che si deterioreranno molto velocemente. Dall'altra parte invece abbiamo i flussi di cassa prospettici che devono essere rivalutati in funzione appunto dell'attuale periodo, ma su questo qua parlerà sicuramente molto meglio il dottore D'Amico su aspetti proprio di flussi di cassa. Non so se il dottore Iuvara vuole aggiungere qualcosa. Al momento no, magari arriverà dopo. Allora, io per chi si fosse aggiunto successivamente alla mia introduzione, vi chiedo di postare le domande sulla parte Q e A anziché nella chat, in maniera tale che possiamo subito dare una risposta. Passo la parola al dottore D'Amico. Appunto, come vedete, sì, intanto, appunto, l'altra cosa che volevo accennare è che i diversi relatori hanno parlato di documenti che metteremo a disposizione. Noi nella mail che invieremo a chi ha partecipato daremo modo di poter scaricare i diversi documenti ai quali i diversi relatori stanno facendo riferimento. Proprio per dare continuità al tema, ti ho passato le consegne, no, lo sto facendo adesso, ora il controllo. Abbiamo visto la questione degli adeguati assetti, adesso è chiaro che il tema diventa la ripianificazione del budget, per cui do la parola al dottore D'Amico. Buonasera e grazie a tutti per aver accettato questo nostro invito, seppur in questo caso organizzato in maniera diversa rispetto ai precedenti che abbiamo sostenuto da qualche anno. Io sono Filippo D'Amico e sono uno dei partner della società che rappresento, 150, e in particolare mi occupo di finanza e controllo di gestione. Lo scopo del mio intervento è quello di fornirvi alcuni spunti di riflessione relativamente ad attività più di natura economica e finanziaria.
Perché questo? Perché nell'ultimo periodo, purtroppo, tutti stiamo vivendo il periodo che conosciamo, tutte le aziende, o quasi tutti, hanno già implementato a fine dell'anno 2019 il proprio budget e il piano finanziario, però purtroppo, a causa del Covid-19, noi riteniamo che sarebbe giusto per tutte le aziende rimodulare in qualche modo le attività che già sono state svolte nel corso del 2019. Purtroppo cosa sta accadendo e cosa accadrà in un futuro direi immediato? Sicuramente tutte le aziende avranno una forte carenza di liquidità e quello che noi suggeriamo ai nostri clienti anche in questa occasione sono alcuni semplici, tra virgolette, passaggi che è importante che ogni azienda faccia. Innanzitutto sarà utile rivedere le posizioni con tutti i finanziatori, in particolare mi riferisco alle banche, relativamente alla revisione di tutti i fidi a breve, e quindi vuol dire conto anticipo, anticipo fatture, attivo e passivo. Sappiamo che anche il decreto Cura Italia ha dato la possibilità alle banche di in qualche modo di mantenere i fidi in corso almeno fino al 30 settembre. Ma purtroppo il 30 settembre è già quasi arrivato, quindi sarebbe opportuno rivedere e rinegoziare nuovamente con i nostri finanziatori. E in seconda battuta, forse sarebbe opportuno rivedere anche gli investimenti che sono stati già programmati. Investire oggi o comunque nel corso dell'anno 2020, quindi ridurre gli investimenti probabilmente o certamente è qualcosa da considerare, perché evidentemente darebbe una maggiore liquidità alle imprese. Monitorare il capitale circolante al fine di fronteggiare i pagamenti verso i fornitori, e in particolare mi riferisco ai fornitori strategici, e verificare quindi l'andamento degli incassi da clienti. L'esperienza degli ultimi giorni ci insegna che tantissimi clienti, anche se poi alla fine non è altro che una catena, purtroppo non stanno onorando le fatture, evidentemente per i motivi che sappiamo. Quindi le aziende in qualche modo devono ripianificare anche i pagamenti verso i fornitori, onde evitare un forte scollamento nei flussi di cassa. Quindi il delta che si creerebbe tra gli incassi dei clienti e il pagamento ai fornitori. Questo ovviamente è un tasto abbastanza delicato, in particolare per i fornitori strategici, quindi è bene in qualche modo andare a ragionare attorno a un tavolo o col telefono, ragionare e cercare di dilazionare quanto più i debiti verso i fornitori e in particolare i fornitori per le materie prime. Altra battuta sarebbe la moratoria del debito bancario, quindi interfacciarsi con urgenza, credo che tantissime aziende lo abbiano già fatto, per attivare la moratoria che è prevista dal decreto Cura Italia. Un'altra battuta a proposito della moratoria, volevo segnalarvi, perché purtroppo tante aziende lo chiedono, la possibilità di fare la moratoria esiste sia per l'indebitamento a medio-lungo, quindi verso le banche, sia verso le società di leasing, quindi eventuale operazione di leasing in corso è possibile attivare una moratoria, per cui questa è un qualcosa che va fatta con la massima urgenza. Ho messo dentro anche la cassa integrazione, sappiamo tutti si può ridare la possibilità di attivare la cassa integrazione per i nostri dipendenti, e quindi ragionare anche su questo. In alcuni casi meglio se in maniera rimota, vuol dire che comunque ci sarà la possibilità in qualche modo di operare, e questo ovviamente non farebbe altro che generare comunque una maggiore liquidità. Finanziamento dei soci, questo mi rendo conto che è qualcosa di abbastanza complesso, però nel momento in cui immaginiamo di chiedere nuova finanza alle imprese, le banche oggi dicono: se tu credi alla tua impresa e desideri che anche io ci creda, dimostramo in qualche modo. Quindi sarebbe opportuno cominciare a pensare a una ricapitalizzazione delle imprese, quindi con eventuali versamenti da parte dei soci. E in ultimo, un nuovo indebitamento bancario, appunto mi riferivo prima proprio a questo, quindi in qualche modo iniziare a ragionare con le banche.
per chiedere nuova finanza. E questo si rifà anche al punto precedente, quindi ricapitalizzare l'azienda. Come spesso abbiamo detto in altre occasioni, oggi andare a ragionare con le banche è fondamentale, però ragionare in maniera diversa. Oggi, tra l'altro, il tempo a disposizione delle banche è veramente limitato, non è possibile accedere o comunque con difficoltà accedere presso gli istituti finanziari, quindi sarebbe bene in qualche modo agire in maniera diretta. Quindi se andiamo a chiedere nuovo indebitamento è opportuno recarsi in banca o andare a sedersi intorno al tavolo con la documentazione già pronta. Per documentazione almeno il minimo che sarebbe utile avere a supporto sarebbe il bilancio aggiornato, e quando dico aggiornato sta a dire un bilancio che ci sediamo attorno al tavolo nel mese di febbraio, quando meno avere il bilancio quasi definitivo al 31-12. Se andiamo al mese di aprile, mi immagino che dobbiamo avere un bilancio almeno fino al 28 febbraio. Elaborato veramente quasi, un bilancio quasi chiuso, quindi con ammortamenti dentro e quant'altro. E presentarsi in banca e quindi spiegare bene la continuità aziendale attraverso programmi di sviluppo, oggi programmi di sviluppo sicuramente avranno scenari diversi. E andamento del fatturato, questo è un qualcosa che secondo me è indispensabile, che periodicamente le aziende dovrebbero mandare, inviare alle banche e fare capire effettivamente come sta andando l'azienda, quantomeno in termini di fatturato. Ed in ultimo presentarsi in banca con un piano industriale che può essere a 3 a 5 anni, sia un piano industriale quindi descrittivo, ma soprattutto dal punto di vista economico e finanziario. Quindi implementare e consegnare ai finanziatori un piano industriale io credo che sia fondamentale. Com'è fondamentale ancora di più oggi avere un piano finanziario sotto forma di cash flow, in modo tale che andiamo a capire quali saranno i flussi di cassa che si genereranno nei prossimi anni. Io credo che sono convinto che alcuni dei report che abbiamo sovraindicato oggi dovranno essere in qualche modo rivisitati, quindi formulare degli scenari diversi rispetto a quelli che abbiamo immaginato fino a qualche mese fa. E tutti noi abbiamo quindi, soprattutto le imprese, anche noi come società di consulenza che in qualche modo sosteniamo le imprese, abbiamo il dovere di rimetterci in gioco, anche se purtroppo siamo costretti a riprogrammare il futuro e lo sviluppo della nostra impresa in maniera diversa. Abbiamo visto come battuta, che poi è la realtà, come tante imprese che oggi hanno producono determinati prodotti o macchinari, oggi stanno producendo mascherine o altro. Ovviamente non è una battuta, è quello che sta accadendo, quindi alcune imprese dovrebbero iniziare a pensare anche a una eventuale diversificazione del proprio business, perché fermarsi su quello che facciamo oggi o continuare ad operare così l'abbiamo fatto fino ad oggi è veramente complicato. Parlavo di rimodulazione di budget, di piano industriale. Rimodulazione ovviamente perché difficilmente possiamo mettere in vista le cose che avevamo già immaginato, mentre per le aziende che non hanno meno diciamo organizzate, che non avevano nessun tipo di piano industriale, forse io dico che è arrivato il momento di iniziare a ragionare all'interno delle strutture insieme ai consulenti e iniziare a lavorare a costruire un piano industriale che ci possa dare delle linee guida per i prossimi 3-5 anni. Proprio per tale motivo, subito dopo questa slide, volevo rappresentarvi un modello che abbiamo costruito che costruiamo, implementiamo normalmente per i nostri clienti e dove in questi ultimi giorni stiamo già lavorando per in qualche modo modificare lo scenario che era stato già pensato a ottobre-novembre del 2019. Questo è un esempio che per comodità è stato esportato su un file Excel, quindi per poter meglio comprendere le varie poste di bilancio, dove vedete nella prima colonna
vedete, ciò che riguarda i crediti e i debiti che sono, erano sospesi al 31/12/2019. Per cui dal bilancio 2019 abbiamo preso solamente quelle partite che comunque avrebbero dato flussi, avrebbero generato flussi di cassa in entrata e in uscita negli anni successivi. Quindi non è altro che il bilancio 2019, solo la parte ovviamente patrimoniale e che genererà flussi di cassa negli anni successivi. E questo lo trovate nella colonna consuntivo, abbiamo 12.500, 1.900 e così via. Quindi una serie di poste che genereranno liquidità in entrata e in uscita nei successivi anni. A seguire abbiamo la pianificazione economica e quindi sta a significare il budget o piano industriale che è stato in qualche modo implementato per gli anni 2020 al 2024. Purtroppo ci sono dei ritardi nella movimentazione del mouse. Dove troviamo delle poste che sono generate che sono delle poste che vengono in un primo momento, quindi nella fase di budget, vengono chiamate ricavi o costi. Ovviamente sia i ricavi che i costi nella gestione finanziaria si chiameranno crediti o debiti verso clienti. L'azienda in questione aveva programmato per il 2020 un fatturato pari a 32 milioni per il 2020, 34 per il 2021 e così via. Alla fine troviamo, ovviamente ho sintetizzato il modello, abbiamo un totale dei ricavi che ammontano a 33 milioni per il 2020, 36 per il 2021. A seguire, nella parte bassa, troverete ovviamente tutte le uscite o in questo momento che chiamiamo costi. Quindi in particolare costi relativi all'acquisto delle materie prime per poter sviluppare il fatturato che abbiamo sopra indicato. Questo lo abbiamo fatto sempre dal 2020 al 2024. Se andiamo sotto troverete tutti i debiti che l'azienda aveva in corso, quindi debiti verso le banche, che in qualche modo non hanno impatto di natura finanziaria ma avranno impatto di natura economica, ma avranno impatto nel cash flow degli anni dal 2020 al 2024, che vedremo subito dopo. Andando sotto, andiamo per comodità, ovviamente tutto ciò viene fuori dalla una corretta gestione della contabilità analitica, ma per comodità ho ridotto il tutto in quattro poste e quindi a budget andranno a influenzare determinati costi di natura amministrativa, costi commerciali, costi di acquisto materiali, costi legati alla manutenzione e servizi industriali, per un totale preventivato per il 2020 di 6 milioni e 100, e così come per gli anni a seguire. Scendendo troviamo altri costi di natura economica, e quindi i debiti verso che gli acquisti delle materie prime, ne avevamo parlato prima, banche residue, quindi del 31/12/2019, gli oneri finanziari e i costi del personale. Questi sono i costi personali che abbiamo preventivato per gli anni futuri, che vanno da 1.900.000 a 2 milioni circa al 2023. Gli oneri finanziari che avranno evidentemente un impatto economico, per arrivare alla fine del modello dove andiamo a trovare costi per 31.815 e ricavi per 33. In questo momento l'azienda, dal punto di vista economico, ha un delta positivo di 2 milioni. Evidentemente tutti sapete che dal punto di vista economico possiamo avere un risultato, mentre dal punto di vista finanziario il risultato sarà sicuramente ben diverso rispetto all'eventuale perdita o utile che abbiamo immaginato per gli anni futuri, quindi dal 2020 al 2024. Se ci spostiamo per comodità nella parte che riguarda la parte finanziaria, andiamo a trovare in particolare, diciamo, gli stessi numeri, ma ovviamente visti con una chiave diversa. Quindi se abbiamo generato un fatturato di 30,
nella parte finanziaria troveremo crediti verso clienti di 30 più ovviamente l'IVA. E allo stesso tempo, mentre il ricavo è inserito nell'anno di competenza, quindi tutti i ricavi che genereremo dall'1/1 al 31/12, nella parte finanziaria troveremo solo una quota di questi ricavi, visto che i nostri clienti ci pagheranno una grossa fetta, immaginiamo, nel 2020, e la restante parte la potrebbero pagare nel 2021, per esempio, in particolare nell'ultimo trimestre dell'anno. In questa seconda parte, per comodità, ho stretto un po' il file, ho appostato solamente gli anni 2020, 2021 e 2022. Nel prospetto troviamo i crediti che legati all'anno precedente che incasseremo nel 2020 per un importo pari a 12,5 milioni. Gli altri crediti li incasseremo sempre nell'arco del 2020, così come una parte delle fatture che emetteremo nel 2020 li incasseremo, abbiamo immaginato di incassarli una parte nel 2020 e una parte nel 2021 nella voce che vedevamo più in alto. E così via per tutte le altre voci che abbiamo inserito nel conto economico e che le abbiamo poi spostate nel piano finanziario in chiave ovviamente monetaria. Nella riga finale, quindi incassi da budget, da qui abbiamo una sommatoria dove diciamo che l'azienda nel corso del 2020 incasserà, tra virgolette, quindi generati da ricavi appostati nel budget per un importo pari a 39.000 euro nel 2020. Allo stesso tempo dovrà pagare fornitori, quindi per acquisto di materie prime e quant'altro, che li pagherà, ovviamente avranno una movimentazione finanziaria diversa rispetto all'impatto economico che avevamo visto in precedenza. Per quanto riguarda i fornitori, abbiamo immaginato pagamenti per 19.137. Le stesse le voci che avevamo visto in precedenza, legato quindi ai debiti verso i finanziatori, li andiamo a trovare sempre nel cash flow, nel momento in cui andremo a pagare le rate di mutuo che hanno competenza 2000, in questo caso 2020, quindi che nel 2020 le stesse avranno un esborso, ci sarà un esborso di cassa da parte dell'azienda per un totale complessivo di 454.000 euro. Per quanto riguarda tutti gli altri costi, che nel budget li abbiamo chiamati costi, mentre nella pianificazione finanziaria li chiamiamo esborsi di cassa, abbiamo immaginato che questa tipologia di costi saranno del tutto pagati entro o nel corso dell'anno 2020. Ciò per arrivare a un risultato, tra virgolette, di natura finanziario e quindi avere un delta tra le entrate di cassa e le uscite di cassa. Stessa cosa vale per il costo del personale che sarà pagato nel corso dell'anno, stessa cosa vale per gli oneri finanziari, per arrivare a un totale di entrate pari a 45.000 euro e contro i 39. Alla fine ci sarà un delta che non è altro il flusso di cassa. Con l'azienda all'inizio d'anno, comunque a fine dell'anno precedente, avevamo immaginato questa ipotesi di lavoro, si era immaginato di fare delle operazioni di finanza tra virgolette straordinaria, quindi di mettere in vista degli investimenti. Avevamo programmato degli investimenti per il 2020-21-2023 e che gli stessi investimenti in qualche modo dovevano essere sostenuti attraverso l'indebitamento bancario. Alla fine dei giochi avevamo quindi pianificato sia gli investimenti sia eventuali nuovi finanziamenti a copertura degli investimenti e avevamo calcolato anche i rimborsi dei finanziamenti che dovevano essere erogati a fronte degli investimenti. Tutto ciò alla fine ci dava dei risultati, ci diceva che l'azienda dopo avere inserito anche queste nuove attività, diciamo straordinarie,
avrebbero avuto un dato che in qualche modo portava l'azienda ad avere un certo indebitamento, che per l'azienda in questione in qualche modo potrebbe essere sostenibile. Il problema adesso che ci poniamo è nel 2020, con le problematiche ovviamente che tutti stiamo riscontrando, in particolare tutte le imprese, ovviamente, come dicevo prima, è arrivato il momento di rivedere sicuramente sia la pianificazione che avevamo già costruito nel corso a fine 2019, quindi sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario. Abbiamo immaginato che tantissimi clienti, purtroppo, come dicevamo prima, non rispetteranno i loro impegni, di conseguenza le aziende avranno difficoltà a rispettare i pagamenti verso i fornitori, e pertanto forse chi ha già implementato un piano industriale, chi ha implementato un cash flow, dovrebbe rivederlo in considerazione agli ultimi eventi che purtroppo tutti stiamo vivendo. O abbiamo immaginato un nuovo scenario, e quindi partendo dai saldi iniziali che l'azienda avrebbe dovuto avere se non fosse accaduto ciò che stiamo vivendo, abbiamo immaginato che l'azienda in qualche modo avrà meno incassi per un totale pari a 8.831, che ho calcolato all'incirca il 25% in meno rispetto a quello che avevamo preventivamente inserito sul sistema. Stessa cosa, diciamo che la parte degli 8.831, immaginiamo che comunque l'azienda una buona parte la potrà incassare nel 2021 e un residuale nel 2022. Allo stesso tempo, come dicevo prima, bisogna monitorare il circolante. Abbiamo immaginato che allo stesso tempo l'azienda non pagherà fornitori, quindi pagherà fornitori in misura ridotta, per un importo pari a 5 milioni di euro, e che invece diversamente andrà in qualche modo a rimborsare nel corso del 2021. Sarebbe opportuno fare quello che si diceva all'inizio nelle prime slide, sospendere i mutui. E quindi abbiamo immaginato che l'azienda in questione sospendesse mutui, rate di mutuo per 225.000 euro, e quindi un beneficio maggiore per l'azienda, attivasse la cassa integrazione parziale per alcuni dipendenti, e quindi un ulteriore beneficio per l'azienda per circa 300.000 euro, e allo stesso tempo, se siamo in grado di sederci intorno a un tavolo con i nostri finanziatori, rappresentare l'azienda, presentare un documento, un piano industriale, cercare di ottenere nuova finanza, e qui abbiamo immaginato che l'azienda possa riuscire ad avere nel corso dell'anno nuovi finanziamenti per un valore pari a 2,5 milioni nel 2020 e a 1 milione nel 2021. Altra posta, ho immaginato pure una sospensione del residuale degli investimenti programmati nel 2021 per un importo pari a 500.000, considerate che gli investimenti li aveva immaginati per 2 milioni, quindi 1,5 milioni andranno avanti, 500.000 euro, quindi meno strategici per l'azienda, li ho immaginati dove sarebbe possibile in qualche modo sospendere una parte degli investimenti. Sospensione dei mutui precedenti, anche in questo caso immagino che tante aziende lo abbiano già fatto, e rimborso, ovviamente ho calcolato rimborso della nuova finanza, quindi sui 2,5 milioni e sul 1 milione successivo nel 2021, che potrebbe essere erogato dai finanziatori, per avere alla fine un risultato diciamo legato alla un risultato di cash flow più vicino a quello che avevamo immaginato lo scorso anno. A questo punto, come vedete, dopo tutte queste operazioni, l'azienda aveva inizialmente generava un flusso di cassa negativo di 7.024, ovviamente considerando anche la scopertura che aveva al 31/12/2019, arrivava a un cumulato di 7.024. Facendo queste operazioni che ho indicato sopra, e quindi sta a significare cassa integrazione, sospensione dei mutui, sospensione parziale degli investimenti,
blocco, tra virgolette, degli investimenti, come dicevo prima, richiesta di nuova finanza, l'azienda a questo punto può comunque riuscire a sostenere il proprio business così come lo aveva immaginato prima. Ciò avrà ripercussioni positive anche nel 2021 e nel 2022. In breve, possiamo notare che se l'azienda non avesse fatto queste operazioni che abbiamo immaginato di fare a inizio d'anno, l'azienda, l'ho messo in ultimo, l'ultima riga, se non avesse fatto ciò, l'azienda da un flusso negativo da 7 milioni passerebbe a 15 milioni 176. Ho messo, segnalato proprio questa posta proprio per sollecitare in qualche modo tutte le aziende a iniziare a fare un esercizio di questo tipo, perché è indispensabile. Diversamente, vi ripeto, perché sarebbe veramente impossibile continuare a operare così come abbiamo immaginato lo sviluppo delle nostre imprese nel 2019. Oggi tutto è cambiato e ovviamente tutti sappiamo che è cambiato, ma dobbiamo apportare delle modifiche in qualche modo ai nostri piani di sviluppo. Per poter portare queste modifiche, tra virgolette, lo Stato ci sta dando delle piccole opportunità. Quindi le dobbiamo cogliere, queste opportunità le dobbiamo inserire nelle nostre ipotesi e fare uno scenario che si possa avvicinare in qualche modo quanto più possibile a ciò che avevamo già costruito. Se le aziende che non faranno questo tipo di esercizio, ovviamente avranno delle difficoltà maggiori e quindi vuol dire una crescita dell'indebitamento, ma l'indebitamento potrà esserci fino a che le banche in qualche modo ci daranno sostegno. Ma come sapete, le banche a un certo punto si fermano e purtroppo, come si dice spesso, le aziende vanno in default più per una questione finanziaria che per una questione economica. Io ho concluso e era un modo per sollecitare tutte le aziende a rivedere i propri piani di sviluppo. E per le aziende che non avevano costruito, non hanno piano industriale già implementato, elaborato, vorrei spingere queste aziende affinché si mettano intorno a un tavolo con i propri dipendenti, con le società di consulenza, a costruire un modello che in qualche modo li possa aiutare per il prossimo futuro. Francesco, ti do la parola e grazie. Grazie Filippo, grazie a tutti. Allora, noi già abbiamo sforato di 2 minuti, quindi io tengo per me tutte le considerazioni che questo panel mi avrebbe prodotto. Sono tante, vanno dalla direzione degli aspetti civilistici, fiscali, quelli strategici, cui ha appena parlato Filippo. Stiamo notando nel dialogo quotidiano l'esigenza che ormai manifesta da parte delle aziende di innovare gli strumenti informatici, gli strumenti informatici finanziari per avere una tesoreria avanzata. Stiamo notando che comunque cambierà, ci sarà una forte innovazione di canale, perché il negozio è chiuso ma io devo continuare a vendere, quindi ci saranno tante cose che cambieranno. Quindi concordo pienamente con l'affermazione che hai fatto prima, dicendo che gli investimenti vanno rivisti, fermati per essere rivisti, perché tutto sarà un po' diverso, ancora non sappiamo come, ma sarà un po' diverso. Allora, io vedo qua che ci sono 2 domande ancora aperte e 4 risposte, partirei da quelle già per le quali c'è una risposta. Nel caso di cessione di beni e servizi, l'acquirente può opporre la clausola di sopravvenuta impossibilità per non rispettare le condizioni di pagamento previste contrattualmente? Aspetta, Alberto, io intanto rispondo, poi se ci sono punti, dipende se l'impossibilità è determinata da crisi di liquidità, oppure perché i beni o servizi richiesti non possono essere utilizzati. Ritorna sul punto lo stesso interlocutore, o addirittura non pagare. Se sono commerciante del taglio, difficilmente potrò dimostrare che non li posso più vendere. I beni li posso riutilizzare, rivendere o assemblarli successivamente. Ci sono 2 domande ancora aperte che aspettano risposta. Sembrerebbe che i prossimi provvedimenti, dice Mario Platania, che saluto oltretutto, che i prossimi provvedimenti includeranno la possibilità di finanziamenti fino al 25% del fatturato dell'anno precedente. Se fosse così, credo che una pianificazione finanziaria a medio termine possa essere meno complicata attuare. Ce lo auguriamo tutti, Mario. Cioè, non vediamo l'ora che arrivi una possibilità del genere. Appena arriva ci sarà un altro webinar sull'argomento. Francesco, scusami, intanto saluto Mario, è un articolo che è apparso stamattina su Sole 24 Ore, quindi speriamo che questo alla fine
non siano solo parole, si possa concretizzare, evidentemente darà un maggiore supporto alle aziende. Ok, poi abbiamo qua una richiesta da parte di un altro interlocutore che chiede un aspetto legato alla cassa, al contratto collettivo nazionale artigiani, però oggi non abbiamo preso l'argomento lavoristico e quindi ci riserviamo di tenere questa domanda e dare la risposta direttamente all'interessato, ma non vorrei uscire fuori tema, anche perché siamo già fuori tempo massimo. Quindi la bellezza di questi strumenti è che siamo partiti con una regolarità svizzera, chiudiamo con 5 minuti esatti di ritardo. Ringrazio tutti per la partecipazione. Come ho già detto e ribadisco nuovamente, vi arriverà una mail con gli allegati che i relatori hanno raccontato ma non vi hanno potuto mostrare perché altrimenti avremmo fatto notte. Siamo sempre a vostra disposizione per ogni aggiornamento.